Ecco, quindi do le parole per forza a Michele Vencato, che è assessore a Valdagno. Grazie. Non so se mi hai fatto una cortesia a farmi partire per primo, dopo tutto quello che sei riuscito a includere nel tuo ragionamento, che dico è abbastanza a 360 gradi, dato che tocca sia il punto. La nota economica, produttiva, sindacale e anche quella poi più prettamente amministrativa e politica. In effetti, paghiamo, secondo me, uno scotto storico, visto che tu citavi l'imprenditoria Rossi e io cito l'imprenditoria Mazzotto, paghiamo uno scotto storico di una sorta di campanilismo, se vogliamo, o di presunzione di autogestione e autonomia, che ancora oggi, in maniera magari ridotta, vive nelle amministrazioni pubbliche, soprattutto di quei comuni che storicamente hanno fatto magari da traino per il territorio. Quando si parla di integrazione tra comuni o realtà amministrative, con me si sfonda una porta aperta, tant'è che riterrei che per decreto bisognerebbe stabilire che i comuni devono avere una dimensione che non sia quella di un quartiere, di una periferia, di una città come Milano. Intendo dire che Corso Magenta credo abbia il doppio degli abitanti di Valdagno, eppure siamo sempre nel comune di Milano, con tutti gli annessi e connessi del caso. Pertanto io, quando sento citare proporzioni che vanno intorno a 1:80, mi chiedo se non ci sia veramente una distorsione in questo processo qua. Dico questo perché il Tribunale è un esempio, l'ospedale ne è un altro, ma poi, giustamente, come ricordava il sindaco di Santosso, tutta un'altra serie di tematiche che secondo me sono legate a filo doppio con il territorio, poi dovrebbero essere affrontate in sinergia. La domanda però è: quanti, secondo me, politici amministratori oggi sarebbero in grado di rinunciare a quelle piccole rendite di posizione che si guadagnano, tra virgolette, nello stare all'interno delle amministrazioni pubbliche? Personalmente, sì, sarei disponibile a rinunciare nell'ottica di salvaguardare e proiettare in avanti una comunità, una collettività che non è solo quella del mio comune, ma di un asse territoriale che comprenda l'Alto Vicentino come area che deve fare sistema, a mio avviso. Mi ricordo una volta il sindaco citava la pista ciclabile di Santorso, dicendo che se Schio e Santorso fossero stati un comune unico, la pista ciclabile sarebbe arrivata molti, molti anni prima. Ecco, questi sono, secondo me, piccoli esempi che devono comunque farci ragionare in maniera concreta. Mi chiedo anche se il mondo imprenditoriale, che è poi anche quello sociale, che è anche quello delle categorie, ci può aiutare in questo processo? Cioè io girerei anche un po' la domanda: cosa può stimolare l'imprenditoria? Che processi può innescare l'imprenditoria su questi assi che costringano poi in qualche modo anche le pubbliche amministrazioni a seguire questa direzione? Non è facile, questo lo sappiamo, se fosse semplice penso che avremmo già fatto qualche tempo fa. Però dico, è credo doveroso, soprattutto da chi è nella politica o nell'attività amministrativa da poco e che vuole garantire alla sua comunità un futuro, innescare questo tipo di ragionamenti. Da un certo punto di vista, i tagli dei governi che si sono successi negli ultimi anni, anzi nell'ultimo anno, hanno indicato che a un certo punto o decidiamo di soffocare oppure cominciamo a ragionare in maniera completamente diversa. Faccio solo un piccolo esempio: servizi quali trasporto pubblico o simili, che dipendono da fondi che arrivano poi da regione, eccetera, non è più sostenibile da parte di un unico comune. Come non è più sostenibile che il mio scuolabus arrivi al confine di Cornedo e torni indietro perché più in là non si va. Cioè, questa cosa qua, io quando le sento e le vedo,
mi fanno accapponare la pelle. Sarà che un po' di imprenditorialità ce l'ho anch'io, visto che ho un'aziendina, e allora dico, beh, insomma, forse è giunto il momento di fare davvero dei ragionamenti diversi. Però ecco, io due temi secondo me sono nodali. Uno, quali amministratori hanno seriamente la volontà di portare avanti questo processo? E quindi, come dicevo prima, rinunciare un po' a quello che è il ruolo che oggi hanno, ovviamente in un'ottica di studiare e capire come si possa arrivare ad avere entità territoriali di una certa misura e che siano anche, tra virgolette, coerenti per genere, e dall'altra parte invece quali processi possono arrivare dall'imprenditoria, quali stimoli possono arrivare dal mondo economico per portarci a fare questo tipo di ragionamento. Io credo che il periodo, come dicevo prima, visto che siamo in difficoltà tutti quanti, sia buono per cominciare a fare questi ragionamenti. Ti invito già da subito magari anche a bussare al di là del tunnel per i processi che dicevi prima, e credo che insomma alcune risposte le possiamo trovare. Parlando però di green, faccio anche questo piccolo inciso. Noi come area abbiamo come amministrazioni abbiamo anche il dovere di mantenere in salute il territorio anche dal punto di vista di quelli che sono i rifiuti. Siamo da mesi intorno a un documento che è preparato dalla provincia, eccetera, eccetera, la provincia non esiste più, alla fine, dopo aver condiviso un bel percorso, c'è sempre qualcuno che si tira indietro in nome di autonomie da mantenere e quindi mette, tra virgolette, in crisi tutto un processo che si è innescato. Quindi convinzione, capacità, determinazione sono le tre parole, secondo me, che sono necessarie, e poi quei due spunti sull'imprenditorialità e sui politici che vogliono fare la loro parte. Io concluderei qui al momento, poi se c'è qualcos'altro ben volentieri.